Nella sala riunioni dell'Automobile Club Cagliari si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Ruote nella Storia, un viaggio attraverso il parco geominerario della Sardegna, in programma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. A fare gli onori di casa il presidente dell'Automobile Club Cagliari, Antonello Fiori, ente organizzatore dell'evento, e tra gli ospiti Fabrizio Azzori, direttore del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, ente che patrocinerà l'importante format nato dalla sinergia tra AC Storico e Automobile Club d'Italia. I partecipanti a bordo delle splendide auto d'epoca faranno tappa nei luoghi ricchi di storia, cultura e tradizioni, per vivere un evento che unisce la passione per il motorismo storico, il turismo, la promozione e valorizzazione del territorio. Abbiamo intervistato Fabrizio Azzori, direttore del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. È un evento importante sia per AC Sardegna, AC Storica, AC Cagliari, quindi in generale tutto il contesto motori, ma anche per il Parco Geominerario, perché il connubio tra sposare un bene storico e associarlo a sua volta ad un bene, i motori, quindi un bene storico da un punto di vista automobilistico, quindi la storia delle miniere si unisce con la storia dei motori. Ripercorreranno un po' quelle che erano i punti più importanti, uno dei tanti punti più importanti dal punto di vista minerario, quindi Miniera di Sudsurfur, Montevecchio, il Museo di Pau dell'Ossidiana, famosissimo in tutto il mondo appunto per la sua peculiarità, è il secondo museo presente al mondo per quanto riguarda l'attività di estrazione dell'ossidiana, e tutto questo ovviamente in una cornice naturalistica che aprirà e chiuderà questo percorso al parco di Molentargius. Cosa possiamo dire in più del sito di Sudsurfur? È un sito molto, molto importante, ricade in un'area del parco geominerario, nel territorio arburese guspinese, quindi diciamo Alto Sulcis Iglesiente, vicinissimo all'area di Pau, quindi un compendio minerario molto, molto importante, facilmente fruibile da parte dei turisti, sia con auto storica come in questo caso la manifestazione, ma anche coloro che si vogliono cimentare in una giornata atipica outdoor. È un sito aperto e fruibile, gestito dal comune di Flumini Maggiore. Si possono prenotare delle visite guidate, e poi il contesto di Ingurtoso, il contesto di Arbus fanno appunto da cornice a questa miniera molto importante per quanto riguarda l'epopea mineraria. Abbiamo letto anche Montevecchio che è coinvolto. Assolutamente sì, e il sito di Montevecchio, anche questo non meno importante di Flumini Maggiore, anzi io li metterei sullo stesso piano, hanno una storia entrambi, e la storia diciamo del Sulcis Iglesiente, Guspinese, Arburese per quanto riguarda l'epopea mineraria. Può essere un grande sito, infatti in queste quattro aree che ho appena citato afferiscono circa 30 comuni del territorio sardo, quindi Carbonia, Iglesias, Nugis, Narcao e quant'altro. È un sito anche questo fruibile, aperto al pubblico, gestito da una cooperativa Lugori, grazie alla copartecipazione del comune di Guspini, che cede appunto la gestione di questo sito. Loro organizzano tantissime attività sia di carattere minerario, quindi visite alle miniere, ma anche di carattere storico e culturale, convegni, di workshop attinenti. Nel periodo estivo è un sito aperto, quindi fruibile anche questo al pubblico, organizzano dei concerti e delle manifestazioni itineranti, artistiche, quindi diciamo necessita anche questo di una valorizzazione, oltre a quella che loro hanno, perché sono attivissimi sulla parte promozionale. Quindi noi cerchiamo di valorizzare tutti questi siti, mettili in rete, perché la rete è un tassello importante per il parco, i territori devono essere connessi e le auto storiche sono uno dei tanti motivi per connettere questi territori. L'evento Ruote nella Storia è un viaggio attraverso il Parco Geominerario della Sardegna organizzato dall'Automobile Club Cagliari e avrà l'importante patrocinio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e la collaborazione di AC Sport Delegazione Sardegna, AC Historic Cagliari e AC Cagliari per lo Sport. Sentiamo ora Antonello Fiori, presidente dell'Automobile Club Cagliari.
Una bella manifestazione, una importante promozione per il territorio e anche l'Automobile Club di Cagliari ha voluto dire la sua, diciamo, e ha cercato di creare questa manifestazione proprio per creare una sinergia tra la promozione delle auto storiche, il patrimonio delle auto storiche, gli appassionati delle auto storiche, che comunque sia sono veramente la linfa vitale dell'ACI, e la promozione del territorio e ovviamente non potevamo trovare partner migliore del Parco Geminerario Storico della Sardegna, che promuove dei siti che hanno scritto la storia della nostra terra, hanno scritto la storia delle nostre famiglie, insomma, di tanti territori. E quindi abbiamo portato avanti questa nuova manifestazione, Ruote nella Storia, un viaggio attraverso il Parco Geminerario della Sardegna, con la promozione di tanti siti, la partecipazione di tanti comuni. In un periodo destagionalizzato come può essere il mese di novembre e il primo di dicembre, noi cercheremo di portare veramente una promozione turistica, una presenza sul territorio, una conoscenza dei siti archeologici importanti per questa terra, che devono avere comunque sia una promozione da parte di tutti gli enti e di tutte le istituzioni. Noi abbiamo voluto dire la nostra attraverso le auto storiche, gli appassionati passeranno in dei luoghi veramente diciamo unici e unicamente percorribili con le vetture, e di sicuro avremo una cornice bellissima, a pensare al Parco di Malentargius piuttosto che alla miniera di Montevecchio, piuttosto che al Museo dell'Ossidiana di Pau. E quindi siamo contenti di aver dato ai partecipanti veramente un'unica occasione. Ringraziamo tutti i comuni che ci hanno sostenuto per questa manifestazione, la Regione Sardegna che ha dato il patrocinio a questa importante manifestazione di promozione del territorio, e soprattutto il Parco Geminerario, che è stato, diciamo, il nostro primo partner, sia a livello, diciamo, di patrocinio e di partecipazione alla manifestazione, sia per la disponibilità della messa a disposizione di tutti i siti e di tutte le associazioni che gestiscono i luoghi. Per tutte le informazioni potete contattare l'Automobile Club Cagliari al numero 070 3495 374 all'indirizzo email automobileclub@cagliari.aci.it. Visitare il sito cagliari.aci.it oppure la pagina social www.facebook.com/acicagliari.